Dai poracci, questa era facilissima. Luigi the Pooper si conferma ancora una volta come uno dei più veloci, ma la risposta più sbagliata di tutte l'ha data Matteo. Questo non è Waluigi, questo è Nintendo che mostra Switch Pro ai fan. Altro che OLED. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Oh no, I think I've had too much. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre con sobrietà ed estrema puntualità. Quella di oggi sarà una puntata licchissima. Oddio, forse sono un po' male. Vabbè. Parleremo di uno scandalo assurdo avvenuto all'interno del settore della stampa videoludica, delle misure stringenti di Sony e anche di Capcom pronta a svelare un grande ritorno. Siete pronti? Bene, allora tutti in marcia verso la conquista non violenta di youtube.com. Il Poroverso non è più un sogno, ma una solida realtà. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi anche sul sito Viola, dove anche questa sera continueremo a discutere delle notizie riportate nel TG Poro in live. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e iniziamo dalle recensioni di Horizon Forbidden West. L'embargo è scaduto oggi e tutte le più grandi testate hanno espresso il loro verdetto sull'ultima produzione di Guerrilla Games. Forbidden West è stato promosso? Porca miseria se è stato accolto calorosamente! Il ritorno di Aloy ha collezionato votoni ovunque e sono pochissimi i casi in cui il verdetto finale risulta inferiore all'8,5 o 9. Sì, abbiamo imparato a fidarci relativamente della critica, ma per ora tutti sembrano puntare verso un gioco che, sì, non rivoluziona nulla, ma è comunque in grado di mettere in scena una delle rappresentazioni più convincenti di un open world che si siano mai viste in un videogioco. Per Forbidden West, Guerrilla Games ha puntato tutto sul world building tramite la creazione di un mondo non particolarmente vasto ma incredibilmente affascinante e che vale la pena esplorare centimetro per centimetro, tanta è la sua coerenza visiva. Proprio questi giorni sto rigiocando il primo capitolo e sebbene non lo stia amando particolarmente, un pensierino sul Day One di Forbidden West ce lo sto facendo. E voi? GoldenEye è stato uno dei grandi assenti al Direct della scorsa settimana, ma secondo il buon Jeff Grubb non bisogna perdere la speranza. Il noto giornalista insider ritiene infatti che vedremo presto un annuncio del suo ritorno, che sarà però ufficializzato da Microsoft e non da Nintendo. Nel suo show su Giant Bomb Grubsnacks, Grubb ha comunicato che secondo lui l'annuncio potrebbe arrivare entro la fine di febbraio. Che Microsoft abbia intenzione di proporre uno showcase simile a Nintendo Direct? Mentre ci avviciniamo sempre di più all'uscita ufficiale di Steam Deck, almeno la prima ondata, Valve ha deciso di offrire alla community dei file per poter stampare in 3D la scocca della console, con l'intento di favorire la creazione di accessori e amatoriali da parte degli utenti. I progetti sono liberamente scaricabili e possono essere utilizzati secondo una licenza Creative Commons. Questa è solo l'ennesima di una serie di mosse di Valve, che a mio avviso denotano un'estrema sicurezza sulla bontà del progetto e la convinzione che sia un device adatto a una gran fetta di utenti, grazie soprattutto alla sua semplicità di utilizzo e anche alla possibilità di estrema personalizzazione dell'esperienza offerta dalla piattaforma. Non si tratta di un sistema chiuso, ma più che altro di un invito ai giocatori a fare proprio il concetto di Steam Deck. Voi ormai lo avete capito, io sono in super hype per questo PC portatile. E voi? Va bene, passiamo alle notizie del giorno e questa storia è semplicemente fantastica. Infatti un giornalista del settore è riuscito ad ingannare tutti, inclusi alcuni dei portali più autorevoli, facendo credere che un profilo fake creato da zero fosse in realtà un informatissimo insider a conoscenza dei più grandi segreti di Nintendo. E questo la dice molto lunga su tutta l'isteria che c'è intorno alla cultura dei leak e dei rumor. Ma andiamo con ordine. Cos'è successo? Waddle Dee Knows è questo il profilo di uno dei più importanti leaker Nintendo apparsi su Twitter. Un account in grado di prevedere quasi tutti gli annunci del Nintendo Direct 2 giorni prima della sua pubblicazione e in seguito pronto a illuminare gli utenti di tutto il mondo sui piani non ancora annunciati della grande N. Delle prediction estremamente accurate hanno fatto diventare incredibilmente popolare l'account in poche ore, tanto che anche alcuni rispettabilissimi siti come Video Games Chronicle hanno iniziato a parlare di questo fantomatico leaker in grado di prevedere il Nintendo Direct. Tutto questo abbastanza normale per gli standard di oggi, se non fosse per un piccolissimo fatto.
Si trattava infatti di un grandissimo inganno ad opera di John Cartwright, giornalista videoludico famoso per aver fatto parte dell'organico di Game Explain, Nintendo Life e ora Good Vibes Gaming. Vi lascio al suo video dove spiega nel dettaglio come è riuscita ad ingannare tutti non sapendo nulla di certo e quali erano le finalità di un esperimento del genere. Il passaggio fondamentale è stato quello di creare un account da zero riempiendolo di tweet privati, dove il giornalista si gettava in oltre 200 previsioni riguardanti il contenuto del Direct. Una volta passata la trasmissione, Cartwright ha semplicemente cancellato tutte le previsioni errate, rendendo pubbliche solo quelle corrette o estremamente vicine a quanto annunciato. Da lì gli è bastato aprire un topic su GameFAQs, puntando l'attenzione sul suo profilo fake, per aprire le porte dell'inferno. Cosa prova questo esperimento? Beh, che la cultura dei rumor, dei leak e in parte anche dell'hype porta a una sorta di isteria di massa che coinvolge tutti, dai giornalisti ai semplici appassionati. Pensate che ora che Cartwright ha svelato il suo esperimento, c'è chi continua a ritenere vere le previsioni di Waddle Dee. Molto spesso, insomma, non si cercano notizie ma solo conferme alle proprie speranze, portandoci a ignorare l'affidabilità della fonte. Io nel mio piccolo cerco sempre di avere un approccio misurato, ma non nei titoli e nelle thumbnail, là è clickbait puro. Incrociando le notizie e proponendo dei ragionamenti più che delle verità assolute, ma mi rendo conto di muovermi sempre su un territorio scivoloso. Voi poracci, che ne pensate di tutta questa storia? Va bene, ora passiamo dalle parti di Sony, perché l'azienda giapponese è di nuovo protagonista di un caso di censura. Negli ultimi anni, infatti, sulle piattaforme PlayStation ci sono misure sempre più stringenti per quanto riguarda i contenuti dei videogiochi, rendendo molto spesso queste versioni castrate rispetto a quello che ha da offrire la concorrenza. Protagonista del fattaccio sono gli italianissimi LKA, studio che il prossimo 24 febbraio lancerà Martha is Dead, un cruento thriller dalle tinte horror ambientato in Italia nel 1944. La demo ha ricevuto un buon feedback da parte degli utenti, ma a quanto pare ci sono guai in vista per quanto riguarda la pubblicazione su PlayStation. Lo studio ha infatti comunicato che il team è stato costretto ad alterare il contenuto del gioco su PS4 e PS5, rendendo alcuni elementi non più interattivi. Questo influenzerà la data di uscita della versione fisica, che slitterà di qualche settimana, mentre la versione digitale uscirà comunque il 24. Su Xbox e PC non ci saranno modifiche di sorta, ma la situazione rimane sicuramente spiacevole per il piccolo team indie. Il gioco infatti è stato già valutato dai sistemi di rating e tutti i suoi contenuti espliciti sono ben dichiarati sia sulla copertina che all'avvio del gioco. Questa ulteriore revisione di Sony sembra solo un passaggio aggiuntivo non necessario, un utilizzo di misure stringenti che non rappresenta una novità. Negli ultimi anni abbiamo visto tantissimi casi di giochi censurati su piattaforme Sony, arrivando addirittura al paradosso di proporre versioni castrate rispetto alle edizioni su Switch. E per fortuna che Nintendo era per bambini. Mi dispiace molto per le difficoltà create al team di sviluppo e al publisher, ma a questo punto mi sa che ci troviamo di fronte a un caso simile a quanto avvenuto ai tempi con Rule of Rose. Eventi del genere non fanno altro che amplificare l'attenzione mediatica intorno al gioco, che ora è sulla bocca di tutti. Quali siano questi contenuti rimossi ancora non si sa, ma sono curioso di scoprire ufficialmente quali sono gli elementi che secondo Sony hanno oltrepassato il limite. Vi terrò aggiornati sull'evoluzione di questa vicenda. E torniamo a parlare di Capcom, perché se venerdì abbiamo ipotizzato il ritorno di Resident Evil 4, beh, ci abbiamo preso di brutto con il tempismo. Solo che adesso le cose si fanno ancora più interessanti. Capcom ha infatti fatto partire un conto alla rovescia sul suo sito ufficiale, pronto a terminare lunedì prossimo, il 21 febbraio. Questo potrebbe confermare quanto riportato in precedenza, ovvero che l'azienda non solo sarebbe a buon punto con la lavorazione del progetto Resident Evil 4 Remake, ma che le intenzioni sarebbero quelle di svelarlo a inizio 2022. Però non va sottovalutato un altro aspetto: la scadenza del countdown coinciderà con la fine di stagione del Capcom Pro Tour di Street Fighter 5. Non dimentichiamoci poi che quest'anno la popolare serie di picchiaduro festeggia il suo 35esimo anniversario. Quale modo migliore di festeggiare un compleanno così importante se non svelando il nuovo capitolo della saga? Ditemi voi, poracci, secondo voi cosa svelerà Capcom la prossima settimana? Il remake di Resident Evil 4? Un nuovo Street Fighter? Oppure una poracciata? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno, oppure altrimenti questa sera sul sito Viola alle 21:30 per continuare il TG Poro in live. Altrimenti ci vediamo domani per un nuovo video, ovviamente. Voi però, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Cap, Michele Com,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! È tardissimo!